in questa recensione. Con la 166mm si ebbe la vera consacrazione in ambito sportivo della scuderia Ferrari. Ben ritrovati amanti di modellismo di Ferrari, proseguiamo il percorso della storia della scuderia attraverso i suoi modelli e dopo la 125S proseguiamo con la 166mm, la nuova barchetta che avrebbe finalmente consacrato le rosse nel motorsport. Nello specifico, nella sigla 166mm, quella mm sta per 1000 miglia, una delle diverse declinazioni in cui venne presentata la 166. MM fu la più vittoriosa, certo alla 1000 miglia, ma non solo. Nel 1949 vinse ben 7 tra le corse più prestigiose, tra cui la 24 ore di Le Mans, la 24 ore di Spa, la Maratona delle Ardenne e altre ancora. Alcune di queste, tra l'altro, vinte dimostrando una superiorità netta rispetto ai rivali. Concepita da quella triade di tecnici che in quegli anni si alternò alla guida tecnica della casa, Colombo, Lampredi e Busso, la 166 fu disegnata dalla carrozzeria Touring di Milano, cui Ferrari si era già rivolto 8 anni prima per la sua Auto Avio 815. Il mitico 12 cilindri a V ora erogava 140 cavalli. A livello estetico la 166 è stata un'evoluzione netta rispetto alla 125. Le forme complessivamente si fanno più aggraziate. Si lascia alle spalle l'ormai classico vestito con quei parafanghi anteriori spiccati rispetto alla carrozzeria tipico delle auto anni 30-40 per integrare il tutto in una forma più ovale e sinuosa, ma anche più pulita, con la cancellazione della pluralità di prese d'aria per averne quindi una sola, eventualmente integrata da quella sul cofano nella versione dedicata alle competizioni come questa. A caratterizzarne il design era però la nervatura che percorreva l'intera fiancata. Un design, se vogliamo, meno imponente, ma più filante e pulito nella sua semplicità. All'estetica della vettura do un 7. Trovo il dettaglio dell'auto sia pregevole per un modello 1.43 di questa fascia. Fari, griglia e cerchioni sono realizzati in modo pressoché impeccabile e molto raffinato. Per non parlare degli interni, in cui il volante è un dettaglio che va oltre le aspettative. Unica nota negativa, i due parabrezza anteriori, che oltre a rovinare clamorosamente l'estetica complessiva, non sono realizzati con altrettanta cura. Un voto comunque 8. La realizzazione generale è buona e piuttosto fedele. Fedele ad una delle tante varianti in cui venne declinata la 166, di cui differiva ogni modello prodotto rispetto agli altri, in quanto realizzate tutte a mano. Difetti? Forse un'eccessiva marcatura del cofano anteriore, diciamo la solita anche quantità copiosa di vernice influisce, anche se qui poi non si nota clamorosamente come in altri modellini. E poi anche quei due maledetti parabrezza, comunque davvero orribili. Però la realizzazione comunque 7,5. Nel complesso allora un modellino da 7,5. Perché acquistarlo? Perché no? Per la 166mm in questa configurazione non da gara, quindi più stradale, senza i numeri e le chincaglierie, insomma da gara, per la scala 1.43 mi sentirei sicuramente di consigliare per un upgrade estetico la Hot Wheels Elite. Siamo in una fascia di prezzo che possono essere intracciate dai 15-20 fino ai 45-50 euro a seconda appunto delle offerte, però abbiamo anche una diversa colorazione in un blu se la voleste molto molto profondo, ma sicuramente anche la rossa è realizzata davvero bene. Se volessimo poi andare su qualcosa di più esclusivo, c'è anche il modello che acquistò, famoso che acquistò Agnelli, realizzato dalla Art Model per un prezzo che va dai 40 agli 80 euro. È veramente particolare, di classe e sicuramente per una collezione molto sui modelli speciali. Se invece ci vogliamo trasferire di classe, anche qui per la 1.18 siamo sicuramente sulla Hot Wheels, che offre in questo caso sia la versione normale, sappiamo essere trovarsi dai 40 ai 60-70 euro a seconda di
quanto può essere diventato difficile rintracciarla, e invece la Elite, che è più un fascia di prezzo 80-120, e sappiamo essere tutti e due apribili come al solito con i modelli diecast dell'Hot Wheels, ma in particolare avere un quel piccolo dettaglio in più della classe Elite che da sempre contraddistingue e giustifica un po' questa fascia anche di prezzo.